Ciao e benvenuti al video dedicato alla mia postazione. Bene, allora, l'altra volta abbiamo visto la postazione di Marco. Vi dico già che la mia è totalmente diversa, sia dall'idea iniziale sia appunto dall'aspetto delle due postazioni. Ecco, la mia posso dire che è anche forse un po' più low budget, però le vediamo man mano che andiamo avanti col video. Allora, inizierei dalla scrivania, che è una semplice scrivania da PC, appunto. È un po' vecchiotta, però mi piace molto perché appunto è minimal e concentrata appunto su una postazione normale da PC. Quindi già il piano è più profondo di una scrivania normale, ha l'alloggio per il PC fisso e avrebbe un alloggio anche sotto per la stampante, anche se io non metto dentro la stampante, ma la uso come ripiano per buttare lì un po' di cose. E appunto la forma ti obbliga a stare concentrato sullo schermo, perché appunto ha questa forma che concentra tutto sul punto centrale, che dovrebbe essere lo schermo. Sull'alloggio del PC abbiamo appunto il PC fisso. Il PC fisso è anche questo totalmente diverso da quello di Marco, perché nell'aspetto non ha niente di caratteristico di gaming, a parte il fatto di avere qualche lucina aggiunta da me e Marco dopo, perché anch'io mi sono un po' intecato delle luci, ma non ho assolutamente affinità con il gaming. Anzi, questo è stato un PC assemblato apposta per l'audio, però ha già qualche anno. Quindi troviamo una scheda madre un po' piccolina, perché appunto il PC non è un tower ma è un mini ATX, e abbiamo un processore i5, ora non ricordo bene non le specifiche, però è abbastanza vecchiotto, ok? E inizia a dare i primi segni di cedimento, quindi spero prima possibile di riuscire a fare un upgrade. Però comunque per tutti i lavori che ho fatto fino adesso mi ha sempre, insomma, supportato, è riuscito a fare tutto, anche se magari un po' più lento, stando un po' attenti a non sovraccaricare troppo di lavoro. L'abbiamo settato comunque in un modo abbastanza ottimale, perché abbiamo una scheda SSD dove abbiamo dentro i programmi e il sistema operativo da 240 giga, un'altra SSD da 500 giga dove abbiamo le cartelle dei progetti, quindi col file dei progetti e tutti i file appunto video, audio del progetto che sia. Poi abbiamo un tera di hard disk interno dove appunto metto i progetti di solito audio finiti, un hard disk esterno da 4 tera dove metto i lavori finiti, principalmente i progetti video. A completare tutto ho anche un SSD esterno che ho unboxato, diciamo così, sì, ho fatto un video a riguardo sul mio canale, vi lascio qua il collegamento. Poi, passando agli schermi, anche qua abbiamo una notevole differenza con la postazione di Marco, perché ho optato, il posto di avere uno schermo grande, ho preferito avere due schermi un po' più ridotti, 16 noni di formato, abbiamo un ANSG da 27 pollici sopra e sotto un HP da 24 pollici, sì, 24 mi pare. Allora, perché ho optato per una cosa del genere? Primo, non avevo budget per un schermo grande e anche qualitativamente bello, insomma. Secondo motivo, perché sinceramente riesco a gestirmi meglio gli spazi con due monitor. Inizialmente i due monitor li ho messi uno a destra e uno a sinistra, quindi erano collegati all'orizzontale, ma non essendo grandi uguali e avendo anche, diciamo, formati un po' diversi, non si sposava bene. Quindi ho provato a metterli in verticale, quindi quello più grande sopra e quello più piccolo sotto, e devo dire che mi sono trovato da Dio subito. Perché? Perché diciamo che già la scrivania mi dà una direzione centrale, spostare la testa da destra a sinistra mi diventa più scomodo, sia col collo sia appunto per la scrivania in sé, perché piccolina è concentrata per guardare in un punto centrale. Secondo motivo, perché appunto essendo in un punto centrale tutti e due nello stesso asse, ti basta alzare gli occhi e vedi le due schermate semplicemente alzando gli occhi. Quindi di solito nei progetti audio metto al di sotto il mixer e al di sopra tutta la timeline con le varie tracce, quindi per fare l'editing. Mentre per i progetti video metto sopra l'anteprima video
e sotto tutta la timeline con i vari plugin eccetera. Questo per me è una cosa pazzesca, cioè è da qualche anno che ho questo set di monitor e mi trovo da Dio. Passiamo ora al punto focale di questa postazione, o meglio quello che utilizzo di solito e principalmente, che è il reparto audio. Faccio una premessa: quello di Marco è un bellissimo setup. Io ho preferito fare una cosa un po' più insolita, perché qui siamo all'interno di una saletta, quindi la postazione non è solo una postazione di lavoro PC, diciamo così, ma è una stanza dove faccio varie cose, tra cui video, prove, registrazioni audio, eccetera. Quindi capite bene che ho bisogno di qualcosa in più che una scheda audio da due canali, ecco, diciamo così. Comunque, se volete saperne di più su questa saletta, ho fatto un video sempre sul mio canale, vi lascio qua il collegamento. Ma andiamo avanti. Allora, la, diciamo, scheda principale che uso non è in realtà una scheda audio, ma è un mixer digitale, che è il Behringer XR18. Allora, questo mixer è un mixer dove abbiamo un bel po' di canali, abbiamo 18 canali in entrata, 6 canali in uscita e bla bla bla, vabbè. Ma la cosa fondamentale è che questo mixer lo comando da un iPad, che vedremo dopo negli accessori, e con l'USB posso collegarlo al computer e usarlo come scheda audio. Quindi vedere tutti gli ingressi, tutte le uscite di questo mixer, appunto. Questa cosa ha il vantaggio che io posso usare questa stessa macchina, posso usarla sia per fare le prove, amplificare varie cose, sia appunto per registrare e usare questa macchina come scheda audio. Io praticamente collego questo mixer al PC con USB, le uscite sono il master, diciamo, sono collegate al mio impianto principale, i miei main monitor, che sono un M-Audio AV32.1, perché abbiamo anche subwoofer, e sono collegate con due cavi bilanciati. Ho guardato di comprare questo monitor, appunto, che non è un monitor da studio, diciamo, professionale, ok, ma mi è molto comodo perché, diciamo, ha un buon range di frequenza, scende molto avendo il sub, e è molto accessibile perché costa veramente poco. Però ha comunque degli ingressi abbastanza professionali e quindi riesco a gestire tutto questo setup con l'XR, appunto. Monitor composti da il sub con 8 pollici di cono, che amplifica i due satelliti che invece sono passivi con un cono da 3 pollici, molto piccolini. Il vantaggio di questo è che io posso avere due tipi di ascolti: uno con completo, con il sub, quindi scenderò molto con le basse, avrò un suono più corposo. Però posso fare anche dei confronti quando faccio dei mixati audio spegnendo il sub, perché posso appunto regolare, cioè posso appunto spegnere il sub e ascoltare solo dai satelliti. Dai satelliti non scendo oltre, credo, i 120 Hz, perché appunto hanno un cono piccolissimo, quindi puoi avere diversi tipi di ascolto e quindi puoi calibrarti meglio con quello che stai mixando. Per completare il reparto audio abbiamo le cuffie, due paia in particolare, le HPG classicissime, 2K240, che però vanno meglio in fase di registrazione. Anche se sono aperte, comunque registrare una chitarra, registrare una voce va benissimo, vanno da Dio. Mentre le Super Lux, adesso non mi ricordo bene il modello, però c'è questo modello che costa 20-30 euro, che sono, a dir poco, pazzesche, perché diciamo che ti danno un buon confronto nei mix, perché vanno un sacco su di frequenza, quindi sono molto brillanti, ma sono anche molto flat a confronto delle HPG, che invece sono molto mediose. E quindi io posso, tra l'impianto e le cuffie, appunto Super Lux, avere diversi confronti, quindi è una buona cosa avere più confronti quando si fa un mixato audio. Devo dirvi anche che questo impianto non è particolarmente professionale, quindi diciamo negli anni ho cercato di renderlo più professionale possibile, e questa cosa mi è stata facilitata dal fatto che io usassi un mixer digitale, perché un mixer digitale, lavorando anche stand alone, quindi senza il computer, ha al suo interno, ovviamente dall'iPad possiamo comandarlo e avere degli equalizzatori, dei compressori e bla bla bla. Quindi con semplicemente l'equalizzatore del canale io ho diciamo tarato, quindi equalizzato l'uscita
del mixer, in modo da diciamo tarare un po' i monitor, quindi avere un ascolto un po' più preciso e dettagliato. Questa cosa è fondamentale farla, potete farla come la faccio io se avete un sistema come ho io, se no ci sono dei plugin ovviamente che costano una barca di soldi, come l'Arch, è uscito recentemente anche l'Arch 3, c'era l'Arch 2 fino a un anno fa, e sono praticamente dei plugin che vanno messi alla fine della catena, quindi in uscita, ok, e vi appunto equalizzano l'uscita in modo che il vostro monitor, il vostro ascolto sia più lineare possibile. Questa cosa si fa appunto con degli strumenti di taratura, un microfono che vi danno loro, insomma è una cosa un po' complicata, però va fatta secondo me se il vostro punto focale è l'audio. Bene, passiamo all'ultimo argomento, che sono periferiche e accessori. Partendo dal mouse abbiamo anche qui una cosa un po' particolare, perché da un anno a questa parte ho scoperto, diciamo così, il mondo dei trackball. Trackball non è altro che un mouse, ma al posto di muovere il puntatore muovendo il mouse sulla scrivania, il trackball resterà fermo e muoveremo la sfera che abbiamo posizionata sul nostro pollice. Alcuni trackball hanno la sfera centrale, però secondo me quelli più comodi sono quelli come ho io, con la sfera sul pollice. È un trackball Bluetooth, quindi con la chiavetta, niente fili, tutto molto pulito. Il trackball lo tengo fermo e muovo appunto solo il dito. Questa cosa, non lo so, l'ho scoperta un anno fa e mi ha svoltato completamente il modo di usare appunto il puntatore, perché sei più preciso. Quando vuoi essere veloce vai veloce, ci scorri la rotella velocemente, quando vuoi essere un po' più preciso la rotella è molto precisa, quindi veramente comodissimo. Per la tastiera invece ho optato per la classica tastiera del Mac, quella completa col tastierino numerico, perché semplicemente non lo so, mi trovo da dio, è bella da vedere, pulita, molto fina e non occupa tanto spazio, i tasti hanno una corsa molto breve e quindi non lo so, mi trovo da dio. Poi accessori abbiamo, vabbè, oltre alle cuffie che ne abbiamo parlato prima, abbiamo l'iPad, perché è indispensabile per gestire il mixer. Come ultimissimo accessorio, ma non per importanza, abbiamo le piantane, comunque i supporti per i monitor, cioè le casse. È buona cosa comunque tenere separati le casse, appunto gli ascolti, dalla scrivania per evitare vibrazioni della scrivania. Se le appoggiate sulla scrivania, fate come Marco che li ha messi su delle mattonelle di spugna. Io ho optato per le appunto piantane, che ho costruito io artigianalmente. Sono altro che due piantane di ferro con i supporti, con una piastra sempre di metallo, dove ho applicato la stessa stoffa che ho per insonorizzare tutta la stanza. Questo mi dà la possibilità appunto di metterle dove voglio e quindi allargare l'immagine stereo oppure stringere. Io le ho messe, diciamo, a più o meno la stessa larghezza tra me e lo schermo, che è, diciamo, una buona regola avere un triangolo equilatero. Un'altra cosa importante è avere il tweeter a circa la stessa altezza delle orecchie. Ciao, sono il Dave del futuro. Volevo interrompere un attimo il video perché negli accessori voglio inserire due acquisti che ho fatto recentemente, ma che secondo me sono molto importanti e utili soprattutto, e sono l'asta pieghevole della Tonor, molto comoda, solida e mi sembra abbastanza professionale. Non sono andato su come il Marco sulla Rode, diciamo che ho cercato di spendere un po' meno ma avere comunque qualità, perché è un'asta veramente solida, sorregge bene i microfoni, qualsiasi tipo di microfono. È forse un po' meno elegante della Rode sicuramente, perché ha le molle esterne, però ti danno in dotazione, oltre alle fascette per il cavo, anche il supporto per un microfono a gelato, diciamo così, più un filtro antipop che ho messo adesso sul microfono condensatore, e più un antipop anche professionale proprio con la retina. Quindi è un bel acquisto secondo me. A completare questo, diciamo, accessorio, per riuscire a fare delle videochiamate con una bella qualità, diciamo così, ho acquistato anche la piccola pinza della Smorrig con un braccetto, dove posso appunto attaccare la videocamera che si collega al PC tramite la Camlink 4K che
ho acquistato, e qui vi rimando a un altro video di compro cose sul mio canale, che ho acquistato qualche tempo fa per appunto fare delle videochiamate con qualità maggiore. Detto questo, ritorniamo al video. Per concludere, devo dire che questa postazione è stata fatta appunto con un'idea più rivolta verso l'audio e la praticità, diciamo così, rispetto a quella di Marco, che magari è più bella da vedere, e però è più rivolta verso il gaming. Devo dire che è anche un po' più low budget, appunto perché non abbiamo una vera e propria scheda audio professionale, non abbiamo dei monitor professionali, anche se ovviamente siamo sempre in aggiornamento, quindi spero ben che arriveranno anche dei monitor più professionali. Se anche voi vi state approcciando o comunque volete farvi una postazione di lavoro, per qualunque lavoro esso sia, secondo me la cosa da tenere presente è avere tutte le cose che vi servono a portata di mano, ok? E settarvela come piace a voi, nel senso, ogni postazione deve essere soggettiva, ma deve essere pulita e permettervi di fare ciò che volete. Questa è la cosa che dovete guardare principalmente. Bene, spero che i video vi siano piaciuti. Noi ci vediamo in un altro video, e seguiteci, commentate, mettete like al video, e ci vediamo in un altro video.